Signori, meno male che non si è sentito quello che ho appena detto. Meno male che l'ha sentito solo una persona, non ha le prove perché non ha registrato. Ma immobile che forse è ancora rotto, 32. Fiorentina? Nessuno. Niente. Manco uno dalla Lazio. Vabbè, l'importante è che non si rompe Basic perché è fondamentale Basic. Basico. Zampagna, sì, Zampagna. Guarda, porta Zampagna. Zaccagni punta centrale. Basta, voglio giocare con la tastiera oggi. Cambia maglia. Mettete la bianca se c'hai il coraggio. Dimmi Immobile, te prego, che sei ricchiappato un po'. Luis Alberto, vabbè, ormai. Immobile, proprio cabarel, co ambulanza. Era il povero Immobile. Murighi che non si può far giocare perché se n'era andato. Dragoschi fuori. Non si è mai vedere mancare la classifica, tutta questa voglia di giocare. Da dove viene? Dal porco Dio, lo so io da dove viene. Non abbiamo visto manco niente. La classifica, un cazzo. Petro, sì, ti do un'alternativa. Petro. Petro, ti do una possibilità. Per Petro. Beh, ma se accendiamo lì. Niente, però lascio perdere, non la faccio. Vuoi la Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo Questo match, si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Un saluto dal vostro Piero Gepardo, con me c'è ovviamente Leni Adani. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Aumenta i decibel sulle tribune, si fanno sentire i tifosi, sarà fondamentale il loro apporto oggi. Partita che promette di tenerci incollati lo schermo fino all'ultimo. Sarà una battaglia vera, ragazzi, in campo, tra c'è due tempo, squadre Cristo. che sono certo faranno di tutto per portare a casa la vittoria. O fa pure con Real Madrid, perché sicuramente è una squadra famosa. Ogni partita della Champions League, della Premier League, fanno vedere fuori i tifosi così che bandiere che arrivano tra di loro, entrano, no, proprio bello. Che tanto dureremo due partite così, perché poi spieghiamo che si è saltato tutto. Però la Premier corrono, sono casini. Sì, infatti mi piace 46, tocca mettere 43. Poi vabbè, io farò tutte le prove. Se mettiamo un giorno, mi devo pareggio da mattina, se mettiamo, se guardiamo come Più funziona. ferie. Sì. Te il giorno da carriera. Te butti malato, gli dici che stai qua, dottore, così se viene, poi una qua. E tocca mettere tutte le facce. Bisogna mettere tutte le facce. Tutte Si le facce che comincia con la mancano, Fiorentina in che possesso saranno di penso in palla. Premier League saranno 20. 20 facce toccherà a mettere. Su 100 passa a giocare giocatori. Ci sarà pure quella di Regazzini. Però Crisi fanno primi Intervento mondiali. deciso. I mondiali sono mondiali, Crisi. E sarà Fanno calcio di cazzi li punizione. rifai. Tanto quanto dureranno i mondiali? Come la Champions La tocca a League? rasoterra. Molto meno Molto meno. del campionato. Solo con me questo fa Occhio schifo. all'avanzata dei Viola, direttore di gara, già Fallo protagonista. tattico, Se l'è bravissimo. cavata con il giallo, nonostante le proteste che chiedevano il rosso Isaia di per la Valencia, chiara com'è occasione da questo? rete. Decisione al Incredibile. limite, poteva Ah, starci il Siviglia. Con rosso, l'arbitro non se l'è sentita Gattuso. evidentemente di cacciarlo. Bombe di mercato. Mamma mia, Felipe Anderson l'ha fulminato. Felipe Anderson. In Traversone mezzo. sul È secondo buona palo. l'idea! Portiere Se l'è attento qui, lasciato. va in presa ed evita Lì guai. se c'era Dragoschi faceva così, se la buttava dentro. Senza Ciro però questa Si Lazio è mette un po' sulla così, traiettoria, però fa su il vince. pallone. La quarta in classifica.
sa veramente. Ha deviato il pallone in out concedendo la touche, la rimessa laterale. Ci ho fatto casa una cosa, che se fa entrare più tutto il difensore, bravissimo, 60-70, qualcosa te fa. Non segna sempre, però certe volte segna. Guadagna metri. Zaccagni. Nuovo ruolo dato da Mister Sarri. Possono passare la punta centrale. Il Fede Zaniolo e De Zaccagni. Il Fede Zaccagni e De Zaniolo. Non va. Buono il recupero del pallone. Oh, gioco pericoloso. Un attimo. Pedro in mezzo. La domestica, oddio, nonostante il pressing. La raccoglie senza problemi. Questi erano 6 falli, però vabbè. Occhio all'avanzata dei Viola. Può calciare mamma in mia, mamma mia, che si è divorato Vlahovic la palla. Conclusione da dimenticare, senza la cattiveria non si va da nessuna parte. Che si è magnato Felipe Anderson, si vede il brasiliano che è lui. Anche Zaccagni è italiano, però sembra brasiliano. Zaccagni. Cross lungo sul secondo bellissimo Pasic, bellissimo, che coordinazione, bello R1 triangolo triangolo. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Il difensore sempre, che si è fatto saltare troppo. Mamma mia, se c'è Milinkovic Savic c'è lui. Botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. E non era facile in quelle posizioni. Ma il difensore che cosa? Guarda quanto sta Basic, segna sempre. 10 gol, 30 partite. È un mediano. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Pedro si vuole riscattare questa fase finale di campionato. Isai lo manda a vuoto. Occhio Pedro. A Pedro Sergei, tiro da dimenticare questo, molta potenza ma precisione zero. Era una grande occasione Pier, peccato che non abbia inquadrato lo specchio della porta. Su FIFA 23 gli hanno messo un tatuaggio. Guadagna metri. Ma ancora sul braccio. Pallone molto pericoloso. Non può sbagliare. Porco occhio Dio al pallone che finisce sul palo. Non sono ancora qua. Se va, guarda. Era meglio di non la mettevano. Solo Lazio. È in buona posizione. Zaccagni. Ottima lettura difensiva. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Hanno metri a disposizione. Buona qui la copertura della difesa. Felipe Anderson. Ma Zaccagni non ha levi oggi, pare Muriel. Ha spazio. Zaccagni, oddio! Il portiere non la tiene, palla ancora viva. Niente, il portiere si è addormentato. Annullato per fuori gioco. I tifosi non ci stanno qui, per loro il gol era buono, ma si sbagliano. Raccoglio la bicicletta e tiro al volo. Come al solito non lo fa vedere. Ottima lettura. Avanza col pallone tra i piedi. Ancora lì, tocco arretrato per evitare il pressing. C'è un minuto ancora da giocare. Parte il tiro. Porco Dio, che gol. Porco Dio, Vlahovic e De Fregene. C'ha pure l'azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta da media distanza. Cabrale, 14 gol in 27 partite. Jan butta lì. E si chiude così il primo senza tempo. Parole questa Lazio. Fiorentina, un tiro, un gol. 3. Qua vanno. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Senza Ciro però si soffre un po' avanti. Zaccagni non è puramente una punta centrale. Può fare quel che può. Grande intervento difensivo. Via. Esterno. Castrovilli, ti ricordi che gol che ti ha fatto Biraghi la scorsa settimana? Castrovilli, incredibile, bravo, sfuma l'occasione. Vai Pedro,
È stato tra i migliori in campo dei suoi, certamente, nel primo tempo. È stato tra i protagonisti nella prima frazione. Questo è, e non solo per il gol con cui ha dato il pari alla sua squadra a pochi minuti da riposo. Per lui, conclusione centrale, portiere blocca. I punti deboli della Fiorentina sono proprio questi. Sono questi lanci, i difensori non ci capiscono un cazzo. Pallone che viene riconquistato. Buonaventura. Torreira. Si libera alla grande. No. Sbaglia. Sì, mamma mia, messa bene, che termina sul fondo. Bisogna sempre cercare l'equilibrio fra potenza e precisione, Pier. Di sicuro gli rimarrà in testa per la prossima volta. Occhio all'avanzata dei Viola. Impazzito Buonaventura. Il leader. Buonaventura. È entrato bene qui con decisione. Vi ricordo l'appuntamento con la Serie A su EA TV, gara che vedrà impegnate Fiorentina e Milan. Mi aspetto un match giocato sotto il punto debole. Hanno diversi giocatori di qualità in grado di risolverla in qualsiasi momento. La Milan, mamma mia. Torreira. La recupera Cerbi. Bravo Cerbi. Attenzione, può nascere qualcosa di importante. C'era solo la potenza, pallone che non ha inquadrato lo specchio della porta. Pack Pro, questo vai. Colpo è nel suo repertorio. Stavolta però non ha dosato bene. Che cazzo. Tutti pelati sono l'arbitro. Di certo non è la loro miglior prestazione, Pier, finora. Poco gioco, poche occasioni create. Giusto risultato possono salvare. Il pronostico della vigilia li dava come favoriti. Devono cambiare marcia se vogliono creare pericoli al portiere. Fiorentina sta spingendo un po' troppo. Correra. Meno male c'è Arete, però mi ammazzano una signora. È una grande occasione, Pier. Peccato che non abbia inquadrato lo specchio della porta. Entra pure il pupillo. Jonathan Cabral. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Bravo, vi piace Jonathan. Il calcio? Sei appena entrato benissimo in partita. Sapete cosa fare. È in buona posizione. Mamma mia Cabral, ma che c'ha? Supera il diretto avversario. Oh, Lucas. C'è la rispinta qui. Sergei, a giro! Sergei! Da fermo! Il sergente! Perché dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto se vogliono ciuffare. Funzionano pure i tiri a giro oggi. Vai! È una festa continua! Gliela piazza lì! Da fermo! Sergei, devono rovinare i replay. Spero che l'hanno levato. Sti cazzo di replay che non servono a niente. Sergei all'ottantesimo la sblocca. Finalmente. Ancora 600 secondi. Ma come funzionano i tiri a giro? Ma che è successo? Che hanno toccato? Penso 4 giocatori su 300. Ve? Ci provano fino all'ultimo. Vogliono il pari quando manca davvero poco. Fiorentina che si affida a una buona rete di passaggi. Cabral, fatti perdonare. Dai che la tua partita. Prosegue la stazione. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Iconen non ha toccato un pallone. La legge bene Biraghi e recupera. Buonaventura. Vediamo cosa fa ora. Ottima lettura, recupera il pallone. Va profondo Milinkovic. Perso. Occhio perché questo può essere il pallone giusto. Bellissima. Tre punti d'oro per la Lazio. Partita difficilissima. Però con l'entrata di Cabral cambia tutto. Questo replay del gol. Comunque quando parte Felipe Anderson ha beffato il portiere con un tocco sotto da pochi metri. Bellissima. Fischia arbitro che se ne andiamo a casa.
Non c'è più tempo per i padroni di casa, arriva una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico. Non è stata la loro miglior prestazione, ma oltre la sconfitta, Pier, questa ci può stare.